Salve, benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlerò di A Plague Tale: Innocence. Onestamente, per me, per quello che riguarda me, è un capolavoro di videogioco, anche se comunque non arriva ad essere effettivamente un capolavoro di fatto, perché ha delle meccaniche un po', non dico stravecchie, ma un po' lentine, così come il reparto grafico. Per quello che mi riguarda, partendo dal punto di vista grafico, è meraviglioso. Certo, c'è qualche guizzo qui e lì, come ho detto, qualche difettuccio a destra e a sinistra, come può essere un attimo spiarito qualche scema, non più di tanto, sono cose che si ignorano onestamente, però per il resto ho adorato il videogioco a livello grafico, perché è pieno sì di colori, ma tutti i colori tetri che ti fanno immergere di più nel videogioco, che ti fa anche capire come era tra virgolette la vita in quell'epoca, per quanto A Plague Tale: Innocence è un fantasy medievale. Però questo gioco a livello grafico è tanta roba. Per quello che riguarda le meccaniche di gioco, mi sono abbastanza piaciute, anche se comunque qualche cosina qui e lì, non lo so, mi sembra un po' troppo legnoso su alcuni punti, per via che mi sembrava un po' troppo forzato fare certi percorsi. Però tolto questo, dal punto di vista del gameplay a me è piaciuto tantissimo, anche perché offre, per quanto piccola, e sottolineo piccola, varietà di cose, quel non so che di wow, perché per quello che riguarda sempre il gameplay va associato molto alla trama, perché la trama parla sostanzialmente di questi due fratellini che devono scappare da dei soldati che li stanno cercando per non si sa quale motivo. Il gioco parla per appunto di questi due fratellini, che uno dei due ha una malattia che poi si viene a sapere che è in realtà un potere, un tono. Ora non dico di che cosa, per evitare spoiler, anche se si intuisce. E nel corso di tutta la storia devono affrontare sia i soldati che i ratti, perché è in circolazione la peste del 1318 o giù di lì, e quindi nelle varie sezioni di gioco si ha una determinata cosa da fare, un certo modus operandi. Per esempio, in una determinata zona c'è il nemico con lo scudo e lo devi annientare in un certo modo. Un altro, che ne so, c'ha l'elmo, c'ha la corazza fatta in un certo modo e lo devi sconfiggere in un altro modo. Da un'altra parte ci sono appunto i ratti e li sconfiggi in un altro modo. E quindi, per quanto per appunto è una piccola varietà, offre questa, scusate la ripetizione, varietà di opzioni. E per quanto da un certo punto di vista ricordo molto The Last of Us, perché ne ricorda fortemente il contesto narrativo, perché si hanno delle piccole somiglianze, per quanto siano due generi diversi di giochi, ma si può dire che questo videogioco
altre meccaniche di gioco che mi sono un po' piaciute di più rispetto a un terzo a un terzo fast, mi riferisco al primo, non al secondo ovviamente. Va benissimo tutto che volete, che a perché Innocence sia uscito dopo, anni dopo rispetto a un Trasso Fasso 1, però offre una varietà che secondo me sarebbe stato molto più bello vedere in Trasso Fasso, pur rimanendo un capolavoro Trasso Fasso, sia chiaro. Cosa che poi in Trasso Fasso hanno decisamente migliorato in Trasso Fasso parte 2, ovviamente. Però, per quanto a Black Tail Innocence si ispiri in parte appunto a The Last of Us, perché penso che sia così, secondo me a Black Tail sta tipo a uno massimo due gradini sotto The Last of Us 2, e voglio dire The Last of Us 1, scusate, per il semplice fatto che a livello narrativo è tanta roba, tantissima, perché ha una trama molto lineare, semplice, ma che ha quella forte componente emotiva che ti fa dire wow, ma a che gioco sto giocando? Uno spettacolo. Pur avendo le sue innovazioni e le sue particolarità, a differenza di The Last of Us. Per quello che mi riguarda, e scusate sempre le ripetizioni, le colonne sonore che ci sono mi hanno molto ricordato il film King Arthur con quello con Charlie Hunnam. Perché le colonne sonore si somigliano abbastanza, onestamente. Non sono uguali, sia chiaro. Però mi ha ricordato quel film. E che peccato che non abbia fatto dei sequel di King Arthur con Johnny Unham. Però posso dire che il gioco, ovvero A Plague Tale Innocence, ha tre colonne che poi ti prendo, poi dico wow. E soprattutto che ti tiene con il fiato sospeso perché ti fa pensare, e mo che succede? E onestamente, è un videogame che straconsiglio, ma veramente tanto. Se l'avete giocato, voi che ne pensate?